Prima di dare la parola a Giorgio Massignan, io dico una cosa che ripeterò forse un po' ossessivamente nel corso della serata perché la trovo abbastanza importante. All'entrata troverete un foglio e un modulo firme. Si tratta del manifesto contro la corruzione per la democrazia e per i beni comuni che come osservatorio abbiamo elaborato e mettiamo a disposizione di chi vorrà partecipare a questa mobilitazione che per intanto appunto è una raccolta firme di cui abbiamo cercato di mettere appunto 15 proposte molto concrete dalla scioglimento della commissione Via e Bass che abbiamo cercato di documentare è un covo di diciamo di interessi sovrapposti e poi alle procedure di partecipazione alla moratoria sui progetti in project financing all'esclusione di qualsiasi procedura straordinaria delle nuove opere alla revoca della concessione e scioglimento del Consorzio Venezia Nuova, insomma tutta una serie di proposte anche molto verificabili e molto concrete che possono essere assunte a livello sia comunale che regionale e su cui cercheremo di aprire una vertenza lotta da parte di chi prende coscienza della situazione che stiamo vivendo in questa regione. Perché non pensiamo che basti l'indignazione, non pensiamo che basti dire da parte delle sparute minoranze ve l'avevamo detto, lo pensavamo, ma a questo punto è bene che in qualche modo vi sia un protagonismo politico che ribalti il tavolo. Penso che per quanto riguarda questa serata la cosa interessante è anche vedere i diversi tasselli di cui è composta questa regione e i problemi che soffre appunto dal Veneto orientale, avvicinandoci un po' a questi territori. Giorgio Massignan avrà un po' il compito di raccontarci quelli che sono i meccanismi che sono procedurali ma che sono prima di tutto anche meccanismi di potere che stanno dietro alla pianificazione urbanistica, di cui Caule è stato un pretesto molto significativo, ma adesso Giorgio cercherà di approfondire. Grazie, buonasera a tutti. Per quello che sta succedendo in questi giorni, giornali, la televisione, per i vari scandali, sta confermando quello che per tanti anni le autorità e non solo hanno cercato di non vedere, di nascondere. E cioè che la criminalità organizzata, non quella con la Lupara o quella con il Mitra, ma quella che investe i soldi che vengono ricavati con questi metodi, già da tempo ha un ruolo importante in quella che è la cosiddetta filiera edilizia ed urbanistica, sulle scelte d'uso del territorio. E questo per tanti motivi. Alcuni sono, sì, i tre più importanti sono i grossi guadagni che si potevano fare, ora magari un po' cambiato, però fino a 2008-2009 l'edilizia era ancora il settore che dava i maggiori guadagni. L'uso, la possibilità di usare senza grossi problemi il denaro nero, denaro che proveniva da scambi illeciti, da procedure illecite. E la possibilità, senza grossi problemi, di riciclare il cosiddetto denaro sporco. Ma perché la criminalità organizzata ha scelto di intrufolarsi, di inserirsi, e lo ha fatto senza grossi problemi o senza grossi ostacoli in quella che è la procedura di formazione dei piani urbanistici e poi nella realizzazione delle strutture edilizie? Perché purtroppo il meccanismo che da sempre ha determinato questi piani urbanistici ha permesso tutto questo. È un meccanismo estremamente permeabile ad azioni non sempre corrette. E perché? Perché in realtà gli strumenti urbanistici sono da sempre il prodotto di due fattori.
il fattore politico-amministrativo che, moltiplicandosi con il fattore economico-affaristico, ha poi creato il piano regolatore, ora si chiama PAT, si chiama piano del sindaco, piano degli interventi, comunque lo strumento urbanistico che regola il territorio, l'uso del territorio. Un altro fattore importante è sempre stato, fin dal passato, il ruolo del professionista. Per esempio, nel dopoguerra, quando c'era questo boom edilizio e questo bisogno anche di costruire, perché mancavano le case, assieme all'edilizia necessaria è nata molta edilizia non necessaria, e comunque tutte queste operazioni, che sono state per lo più ispirate da interessi di speculazione edilizia, avevano un elemento molto importante, che era il professionista, l'architetto, l'ingegnere, il quale ha avuto un ruolo determinante nel rapportare il capitale, gli operatori economici. Gran parte del capitale negli anni 50 proveniva dall'agricoltura, quindi dai imprenditori agricoli, con il potere politico-amministrativo. Ebbene, sino agli anni 60-70 il gota di questi ingegneri o architetti che intervenivano in tutte le operazioni più importanti fatte a Verona e che, analizzando l'iter dei piani di lottizzazione, che sono quelle micro varianti, quelle micro pianificazioni che venivano fatte nel realizzare per esempio dell'edilizia residenziale commerciale, e che aveva bisogno di un piano urbanistico, ebbene questi iter si erano promossi da questo gota di tecnici, da questo 3% di tecnici complessivamente sugli iscritti agli ordini, aveva iter facilitati con tempi molto brevi rispetto a tutto il 97% degli altri tecnici, che dovevano invece rispondere con tempi molto più lunghi e molto più complicati. E lo stesso per quanto riguarda i piani di lottizzazione. Dagli anni 50, dal 52 mi pare, sino agli anni 80, perché il dato ce l'ho fino ai primi anni 90, il 60% dei piani di lottizzazione hanno creato varianti al piano regolatore, e non varianti che hanno aumentato il verde o che hanno aumentato il servizio pubblico in quel contesto, ma varianti che hanno sempre aumentato la volumetria che il piano regolatore prevedeva. Allora mi capite che già allora questo meccanismo era già preparato ad avere questi inserimenti malavitosi, e questo meccanismo era gestito dai partiti politici. Dimenticavo di dirvi che adesso esiste ancora questo quota di professionisti, però sono arrivati al 10%, dato che è aumentato anche il numero degli iscritti. E guarda caso, dal 54 ad oggi, questi tecnici hanno avuto tessere politiche di vari partiti che cambiavano a seconda di chi era in giunta, dal monocolore democristiano degli anni 50 ai primi repubblicani, socialisti, poi col compromesso storico anche i primi comunisti del PC. Adesso ovviamente vediamo anche noi che sono tesserati per la maggior parte leghisti o comunque legati a Forza Italia, eccetera eccetera, cioè in base a quelle che sono le fortune politiche di un'amministrazione, questo gruppo di tecnici si adegua e lavora, e riescono ad avere importanti incarichi proprio grazie alla loro posizione. Vengono inseriti nelle commissioni edilizie, se non loro, il loro socio di studio. Attraverso questo meccanismo riescono a rallentare, ad intralciare dei diritti che il committente ha, sino a che questo progetto importante e grosso passa a loro o a un Tullio loro collegato. Ebbene, questa è mafia.
questa è mafia, questo è un sistema mafioso che è iniziato negli anni 50, prosegue ancora adesso, è tuttora così, solo che adesso sono arrivati i professionisti del malaffare, e questo è ancora peggio. Di conseguenza, la pianificazione urbanistica, che avrebbe dovuto essere il massimo della programmazione, il massimo dello studio sul territorio, sono diventate le piattaforme tecniche che hanno giustificato la speculazione edilizia. E gli urbanisti, i tecnici, gli ingegneri, gli architetti, eccetera, eccetera, sono stati da un lato i mediatori di queste operazioni, da un altro, ora in particolare, sono i notai che devono giustificare tecnicamente delle scelte tecniche che vengono prese ai più degli studi dei nostri politici, con l'influenza di chi poi investe, cioè dei privati che investono sul territorio. Quindi in realtà è tutto legale, apparentemente è tutto legale. I vari progetti, la miriade di piani di centri commerciali che pioveranno sulla testa di noi veronesi nei prossimi anni, sono legali, hanno avuto tutte le approvazioni dai consigli di circoscrizione alla giunta, al consiglio comunale. Purtroppo da quel punto di vista lì sono, per la maggior parte ovviamente, ineccepibili. È il meccanismo che è illegale, è il meccanismo che ha ispirato tutto questo che non è legale, è l'influenza che hanno avuto questi personaggi che non è legale, perché non è un'urbanistica, non dico trasparente, ma fatta sui bisogni del territorio, ma è un'urbanistica creata sulle esigenze e sulla bramosia e l'ingordigia di pochi operatori, sia nel settore degli affari che nel settore politico-amministrativo. La giustificazione è sempre la stessa: l'edilizia deve essere il motore dell'economia, se manca l'edilizia crolla tutto. Allora, ci sono una serie di dati che non avvalano questo teorema. Uno importante è che dal 1998 al 2003 l'attività edilizia ha avuto un aumento di quasi il 18%, però il PIL, il prodotto interno lordo, si è fermato all'8%, per cui non è proprio così che con l'edilizia tutta l'economia vola. E poi quale edilizia? L'edilizia che continua a consumare campagna per fare aree fabbricabili e cementizzare la campagna con edifici che non verranno poi utilizzati. Quanti edifici con vendersi, affittasi vediamo adesso intorno a noi. Teniamo conto che in Italia la superficie coltivata in 40 anni è passata da 18 milioni a 13 milioni di ettari, cioè abbiamo consumato 5 milioni di ettari facendo della cattiva edilizia e per di più anche inutile, che è pari alla somma della Lombardia, della Liguria e dell'Emilia Romagna messe assieme. In Italia consumiamo circa 100 ettari al giorno di suolo agricolo. Vediamo Verona. Verona nel 2000 aveva 7.500 ettari di superficie agricola. Nel 2011, cioè poco più di 10 anni dopo, si sono ridotti a 6.000 ettari. Abbiamo consumato 1.500 ettari di campagna in una città che ha oltre 10.000 appartamenti sfitti e che ha costruito edifici residenziali, industriali, eccetera, per una città da 420.000 abitanti. Noi siamo 250.000 abitanti, però lo stesso abbiamo esaurito aree per una città che è il doppio di quanto siamo adesso. Nonostante questo, nonostante gli oltre 10.000 appartamenti sfitti, nonostante questo consumo direi irrazionale di terreno agricolo, nel nuovo PAT, cioè nel piano regolatore di questa amministrazione, sono previsti circa altri 11.000 appartamenti, non lo so per chi,
dato che il saldo demografico è negativo, di poco ma è negativo. E abbiamo previsto 750.000 metri quadri di edifici ad uso commerciale, terziario e produttivo. E questo spiega perché a Verona Sud io sono rimasto a 6 poli commerciali, ma giorno dopo giorno aumentano, perché adesso quando ho scritto queste cose erano 7, adesso pare che ne venga fatto uno anche allo scalo merci della ferrovia, per cui il numero è sempre in evoluzione. Sono circa, dico circa perché continuano a crescere, 11 tra Verona Sud e Verona Est. Io mi chiedo, ma anche voi vi chiederete, quali sono i motivi per cui Verona deve essere dotata di altri 11 centri commerciali. Deve essere dotata di circa 3 milioni di metri cubi di edifici solo da ZAI a carattere direzionale di uffici ed alberghiero. Non mi pare che ci sia, che sia successo qualche cosa che abbia portato a far sì che venissero programmati un così alto numero di metri cubi di direzionale e di alberghiero. Allora la domanda che vi pongo è: chi è che investe in questo momento di grossa crisi economica in queste cattedrali che probabilmente a livello di mercato edilizio non avranno futuro? La domanda è pesante e molto preoccupante. Oltre a questo, cioè vengono ancora determinate nuove zone edificabili, però vengono venduti i gioielli di famiglia, tutti i palazzi storici che alcune delle famiglie del nostro passato hanno lasciato al Comune di Verona. Questa giunta ha ben pensato di venderle. Per carità, la maggior parte sono stati venduti alla Fondazione Cari Verona, in questo rapporto strano tra il loro presidente, l'ingegner Biasi, e il nostro sindaco Tosi, però sono stati venduti. La stessa San Pietro, il Palazzo Forti, il Palazzo del Capitanio, il Palazzo Pompei, il Palazzo Gobetti, ma adesso pare, dico pare perché di certo non c'è nulla, sono voci di corridoio, voci, anche se voci uscite da fonti attendibili, pare che dato che parecchi costruttori, morsi dal veleno della ricostruire ad ogni costo, hanno realizzato palazzine in tutta la periferia veronese, consumando appunto campagna, pare che si siano accorti che tutte queste palazzine, questi appartamenti sono invenduti e quindi hanno fatto un cattivo affare. Allora, hanno ben pensato di chiedere una permuta al nostro sindaco e gli hanno detto: senti, io ti do questi appartamenti già belli, finiti, nuovi, appena fatti, tu li fai edilizia convenzionata, edilizia sovvenzionata, fai quello che vuoi, in cambio ci dai degli edifici pubblici, l'anagrafe o cose di questo genere, centrali, appetibili, nel centro storico o zone limitrofe, quindi facilmente vendibili e facilmente accettati dal mercato immobiliare. E pare che ci sia questa proposta che altri 11 edifici pubblici del comune vengano permutati per una serie di palazzine nella periferia di Verona. Però l'edilizia deve continuare a macinare denaro. Quindi c'è l'aspetto delle opere pubbliche. E qui veniamo al nocciolo della questione. Le opere pubbliche. Non ci sono soldi. Allora, perché l'industria del mattone possa ancora creare questa bolla speculativa che poi in realtà non farà altro che allungare questa agonia della crisi, si sono inventati il project financing. Per cui noi abbiamo in prospettiva opere pubbliche per 20 miliardi di euro e non c'è un euro di cassa, ma ci pensano i privati. E allora ecco il traforo del Torricelle, ecco l'arsenale, la passa l'acqua, la Vebue, il sistema delle tangenziali, la mediana provinciale, l'autostrada Afipai, la Novara Mare, tutte opere in project financing. Cosa vuol dire? Vuol dire che
delle società private di progetto diventano concessionari dell'operazione, hanno in concessione delle opere che poi, o le stesse opere che fanno, o delle opere che verranno fatte come compensazione in aree pregiate che il comune appunto li cede, per 20, 30 o anche 90 anni. Questo vuol dire svendere ulteriormente parte del territorio. Guarda caso, le società e le imprese, le cooperative impegnate in tutti questi, in parecchi di questi eventuali operazioni nel veronese, sono le stesse che sono uscite dallo scandalo Expo o lo scandalo Mose. Allora, Impresa Mantovani la troviamo nel Mose, all'Expo e nel traforo delle Torri Celle, hanno restato valida. La Cobeco, che è una cooperativa, la troviamo nel Mose e alla Passa l'Acqua, hanno arrestato il presidente Montioli. La Tecnica la troviamo dappertutto, Mose, traforo delle Torri Celle, a Brendone c'è la funivia Brendone Montevideo, c'è dappertutto, finora non hanno arrestato nessuno. Aspettiamo. Cosa fare? Allora, la cosa da fare, che sarebbe dovuta fare ancora negli anni 60, è fare una reale legge sul regime dei suoli, come esiste in tanti stati europei, che separi il diritto di proprietà da quello di edificare. Ma questa è una cosa che chissà mai se. La seconda cosa da fare è di rendere la pianificazione urbanistica realmente partecipata e trasparente e non presa in maniera totalmente discrezionale al chiuso di quattro muri. Quindi è necessario che questa legge farsa, per cui i comuni chiamano gli ambientalisti ma anche gli altri portatori di interesse a vedere il patto, ascoltano, fanno finta di ascoltare le nostre osservazioni, poi chiudono bottega, dopo due mesi ti mandano la raccomandata dicendo che il piano è stato approvato esattamente come te l'hanno presentato loro, senza tener conto del modo più assoluto delle nostre osservazioni, va cambiato. La preparazione dei piani urbanistici deve essere fatta da delle commissioni, da dei gruppi, espressione della società, che attraverso il filtro dei tecnici proponga quello che di cui il territorio ha realmente bisogno. Poi saranno gli eletti che avranno il diritto dovere di votare o di emendare, però se fanno gli emendamenti, li faranno alla luce del sole, dovranno spiegare perché la loro merce della ferrovia, invece di fare un grande parco alberato che farebbe del bene sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico eccetera eccetera, vogliono fare un nuovo centro commerciale, quando questa commissione anche di tecnici ha definito questo. Termino perché altrimenti mi ammazzano giustamente. Non sono così cattivo. Io credo che tutto questo cambierà attraverso appunto la partecipazione della società, ma quando culturalmente tutti noi capiremo che il territorio, il suolo, deve essere considerato un bene comune come l'aria e come l'acqua, e non solo terreno in attesa di essere edificato. Grazie. C'è la petizione fuori e non è solo fuori ma è anche online, stopcorruzioneveneta.wordpress.com, stopcorruzioneveneta.wordpress.com, dove è possibile sottoscrivere e anche appunto propagandare questa iniziativa, che contiene tra l'altro la richiesta di serie procedure di partecipazione anche nella politica urbanistica.